Ok, ciao ragazzi, siamo arrivati a Siena, Grassia Parrucchieri, siamo qua con Nicola. Vuoi l'intervista seria o l'intervista spiritosa? Facciamo un po' in po'. Un po', un po', Un po' in po'. ok. Va La bene, buona parola, allora, un po' in po'. un po', Così. Napoli, wow. Napoli, Come sì. mai a Siena da Napoli? Siena, sono quasi 16 anni perché io, diciamo, avevo un mio ex titolare a Siena, che Ok. lui tante volte viene a Siena, ci abbiamo da gestire un negozio, a gestire un negozio. Siamo arrivati a Siena e dopo la gestione l'ho preso io. L'ho preso dopo un po' d'anni e Gli hai adesso dato il tuo sono... imprinting? Sì, anche perché qua non c'era un negozio di parrucchieri, quindi al primo momento Allora, è stato facile. abbiamo... No, magari. Vincere facile no, però No, cioè, ancora adesso non è facile, però. No, quindi siamo adesso più che mai. sempre... Però abbiamo abbastanza un buon livello, una clientela abbastanza fidelizzata. No, assolutamente. Ecco Sì. qua Angela che l'abbiamo già conosciuta prima perché abbiamo aspettato un po' perché eravate Ecco. proprio murati Sì, anche oggi. sì. Tra l'altro martedì, Master wow, Blue, si siamo lavora partiti da tanto. appa. Meno male, ringraziando Dio, dopo questi mesi che siamo stati un po', diciamo, senza Senza nemmeno poter operare, diciamo. operare. E quindi per noi adesso è una bella cosa. Una bella cosa. Sì, è stato un periodo un pochettino di rilento, subito dopo il botto di 2 o 3 settimane e mezzo. Però adesso, ringraziando Dio, mi sa che sta Aspetta che ci riprendendo. spostiamo di là, così non disturbiamo il Ciao. telefono, intanto facciamo Ciao. vedere bellissime le volte, Hai visto questo questo locale? mattone, Poi mamma mia, sì, che è roba ragazzi. eccezionale, è davvero un bel negozio. E quindi noi siamo, Siena si vive un po' pure di turismo, Certo. quest'anno è tutto fermo, palio, Non il c'è, palio non quello è c'è, stata una gli cosa. alberghi, i maggiori alberghi che si lavorano sono chiusi. Infatti io ho prenotato, ho trovato subito, cioè, Quindi, buono per sì, me, però mi ci metto dal punto di vista degli poi sì, albergatori che stanno un eventi momento non ce ne difficile. sono, compleanni, matrimoni, cresime, non ce ne sono, quindi è pochissima roba. Ragazzi, è un problema andare in bagno perché c'è cioè, il bagno è fatto per lo Sì, staff, ragazzi. Cioè, fatto per lo staff, noi i clienti non sì, lo non puoi possono usare perché fare. siamo ancora obbligati a queste restrizioni che secondo me sotto certi Vanno aspetti non oltre il sono... buon Bravo, senso. esatto, bravo, perché comunque bene o male abbiamo una clientela abbastanza Sì, responsabile. Come vedi, l'ho visto. Adesso mascherine e ho tutto aspettato che quanto. andassero via i Quindi tre bene o male cerchiamo clienti. sempre un pochettino di essere attenti in tutto, perché ne vale prima per noi, per i dipendenti e per i clienti. Quindi cerchiamo sempre di essere attenti in qualsiasi cosa. Tanto vedo che Angela fa finta di lavorare, no? Perché l'allunga, l'allunga. Tanto guarda che io ho batteria per 2 giorni, quindi non ho problemi. Dai, mi Ok. dispiace, ho detto, come dicevo prima, che Come c'ho si una chiama? ragazza in ferie. C'è Come si chiama? Sara che è in ferie. Sara. Ciao Sara, Ciao magari Sara, spero di sì. poter ritornare anche perché è una città Sì, bellissima Luciana e. che purtroppo sotto certi aspetti è in cassa Ok, integrazione. perché non è possibile. Sì, Ed ecco qui invece Angela. Vieni qua in mezzo, vieni qua. Che, cioè lei fa Angela finta che è così, ma era lì che è la mia lavorava. spalla, è la mia prima dipendente che mi segue da tanti anni, una ragazza abbastanza decisa e mirata. E non si ferma mai, è Non un si ferma muro, mai, è un era lì, ho muro. visto, c'è cioè, piastra, Sì, phon, colore, è c'è tutto, tutto. Però poi tra tutto cos'è che ti tutto. piace di più fare? Che mi piace di più fare, ma La tua la passione. mia passione, no, in generale è un po' tutto, senz'altro il tecnico Ok. è affascinante perché, insomma, metti del tuo anche, no? Un po' Sì. puoi proporre delle cose nuove, tutto quanto, e poi il risultato è, cioè, quando ti vedi dei bei risultati, dei bei colori, insomma, è Ti dà tutto, mi dà molta soddisfazione. soddisfazione. Comunque Ok. anche le pieghe sono, Cioè, sì, bello, mi piace l'ho vista che ti farle. piaceva, che non smettevi Abbiamo, mai. diciamo, una mano simile, poi ho preso molto da lui l'impronta del negozio, perché giustamente quando poi lavori insieme a delle persone devi prendere Beh, anche l'impronta del certo, negozio, l'imprinting soprattutto diventa. perché, insomma, sì, io lo stimo tanto, sì che mi piace, insomma. Mi piace come parlano questi collaboratori, che sono Sì, ormai degli amici, ma esatto, sì, perché di bravo, fatto fanno parte della famiglia, della sai, vostra sì, famiglia. bravo, bravo, hai detto proprio bene, perché io sono stato collaboratore, sono stato dipendente, quindi so un pochettino le problematiche, cerco sempre di essere parte integrante anche di loro. Noi, come vedi, siamo un negozio che no, io non sono sul piedistallo, anzi, cioè, Sì, spazzo a terra, ho visto che tranquillamente non mi non ti creo tiri problemi. indietro, Sì, siamo lavatesta, eri bravo, lì, non ci accoglienza, eri abbiamo, lì, non c'è. esatto, perché
cerchiamo sempre di rendere la cliente, quando entra, come se fosse a casa sua. La prima cosa gli ho detto a lui: fai come se fossi a casa tua quando sei entrato. Non dovevi proprio dirlo, perché è diventato subito ingombrante, sì, come la macchina. Che cerchiamo sempre di mettere a proprio agio chiunque, okay. Quindi è nella nostra, nel nostro modo di fare. È un po' anche nel tuo, perché i napoletani hanno questa cosa qua, che questa caratteristica. L'accoglienza è davvero davanti a tutto. Cerchiamo sempre di essere disponibili. Per me ne vale tanto del nostro campo, l'educazione, la disponibilità. Poi c'è, e ovviamente c'è la professionalità e la sicurezza, perché questo è un salone super sicuro, cioè, non che gli altri non lo siano, ma ho visto proprio qualcosina ancora in più, proprio sei super zelante. A parte il Covid, noi già prima, è proprio una pulizia del negozio, insomma, no? Sì, sì. Quindi si lavora in pulizia, in sicurezza, e infatti anche questo poi ha portato una fidelizzazione delle clienti, perché si trovano bene, si sentono tranquille. Tranquille, esatto, a parte la professionalità. Poi questa cosa non è cambiato, perché noi già la mascherina, la mascherina si lavorava per appuntamenti, quindi, però sempre a livello di pulizia io sono abbastanza fissato, quindi infatti ho visto un po' maniacale quasi, perché di altro c'è spruzzino, sedia, tutto funk, ho detto wow. E cerchiamo un pochettino di, quindi a noi solo l'impatto il primo giorno, con tutto quello che si è venuto a creare dopo 2 mesi e mezzo di chiusura, è stato un po', sai, perché comunque 2 mesi e mezzo fermi, poi ti arrivano. Noi avevamo le giornate, si iniziava all'8:30 del mattino, si finiva alle 9 di sera, in 4. I primi giorni, abbiamo ripreso i ritmi, c'è ancora quell'entusiasmo che abbiamo tutti i giorni. Per fare questa professione, perché senza l'entusiasmo non puoi farlo. No, secondo me no. Cioè, se lavori senza entusiasmo, vedi che cambi mestiere o fai un'altra cosa. Cioè, quando entri la mattina e dici, ma dove devo andare a lavorare, meglio che stai a casa. Perché quello è fondamentale. Vedo che c'è un cliente, non voglio rovinarti la clientela, perché noi quando arriviamo siamo un po'... Mi piace ascoltare. Mi piace ascoltare, poi c'è le chiacchiere di Siena che andrà così. Allora, intanto salutiamo Luciana e Sara. Luciana e Sara, mi sono ricordato. Sì. Intanto là in fondo, vedete ragazzi, c'è già una boccia che ha messo il fresco, che un attimino, così è arrivato nel momento giusto. Qui unisex, quindi, sia uomo che donna. Che donna, sì. Abbiamo una buona percentuale anche di maschile. Io ho iniziato l'unisex a Siena. Okay, lo facevo per sfizio, invece poi mi è diventato un lavoro. È importante tenere una certa percentuale, perché se non hai... Se sei soltanto al 10% con l'uomo non va bene, perché diventa un problema per un salone. Un pochettino, sì, ti equilibri un pochettino. Un 30%, esatto. Così allora funziona. Una buona percentuale sia di... ci abbiamo da 0 a 100. Sì, perché ci abbiamo anche il nonnino che è anziano, ci abbiamo il ragazzino di pochi anni o pochi mesi che lo porta, ci abbiamo il ragazzo giovane, intraprendente, che... è fashion, quindi vuole sempre stare a posto. E si vede che siete aggiornati in tutto. Sai, io dico sempre una cosa: l'aggiornamento è fondamentale nel nostro campo. Non tanto, il mio concetto è questo, non tanto nella parte stilistica, perché io c'ho il mio metodo di lavorare, c'ho il mio metodo di tagliare i capelli, ho fatto... Un tempo ho fatto chi sceglie di venire qui, ti sceglie per quello. Il tecnico per me è un continua evoluzione, quindi devi stare sempre a passo con te, perché se ti fermi, chi si ferma è perduto. Era impensabile che tu miscelavi tre o quattro colori, no? Certo. Non li potevi sovrapporre. Adesso ne sovrapporri 4-5 senza avere una sbavatura. Quindi non annoiarsi, no? È anche uno stimolo per noi. È proprio quello, come dicevi prima tu, che ci sono prodotti sempre. Sì, sempre innovazione, abbiamo visto delle cose. Non si smette mai di imparare se scegliete questo lavoro, ma anche a... Si impara anche da quello che magari non gli daresti 2 lire, invece magari c'è qualcosa che ti può dare, che te puoi rubare con gli occhi, o così, secondo me è anche vero. Diceva un mio vecchio titolare che pure se porti una virgola a casa hai portato tanto. Con questa perla chiudiamo qua, perché no, troppo. Quella è una cosa che secondo me è fondamentale. È fondamentale. Cerchi sempre di portare qualcosa e di rubare qualcosa agli altri. Ma è giusto, ma è quello che noi facciamo vedere tutti questi saloni in questa Italia. Ragazzi, prendete delle ispirazioni sul dettaglio, su una cosa, e fatevela vostra, e così potete, come si dice, potete far sì che il salone diventa di una qualità più alta. E che io ho sempre pensato nel nostro settore, una cosa che ti distingue dagli altri è l'umiltà.
Bravo. Perché quella secondo me è una cosa che ti distingue. Perché purtroppo nel nostro settore, io sono 40 anni che faccio questo mestiere, Ne quindi hai ne ho viste. viste di tanti colori. Ho visto cose che voi umani. Bravo. Ti posso garantire di persone umili ne ho conosciute poco, però quello è fondamentale. Anche oggi noi siamo stati in un posto, lasciamo Sì, stare. figurati. Ok, va E bene. quindi Ragazzi, Siena, dov'è che siamo? Via. Viale Cavour 104. Se volete conoscere Nicola e Angela e le due che mancano, che in Sì, merito a Sara Sara e e Luciana. Luciana, questo è il posto giusto e vi sapranno accontentare in tutto. Va bene, ciao a Bene. tutti, andiamo a farci Grazie a l'aperitivo. voi. Vai, grazie. Quando sei nel salone giusto. Venire a darti una mano, perso la mano perché sei abituato a farti servire. Invece adesso tocca lavorare. Cerchiamo di non fare danni che siamo tirati. Di solito lui sciabola, però vabbè, questa volta qua si è limitato. Sono abituato a sciabolare, così non mi trovo. Quando non si vede è tutto così.